sono altre dichiarazioni da fare, possiamo iniziare la discussione. Il pubblico ministero ritiene che possa essere senza dubbio affermata la responsabilità dell'imputato in ordine all'atto che viene contestato. È stato identificato nell'immediatezza sul luogo dalla polizia municipale e indicato dai conducenti dei taxi che erano presenti nella piazza come autore del fatto appena perpetrato. Prendo atto di tutte le dichiarazioni rese dal soggetto con riferimento all'elemento psicologico del reato, ma faccio rilevare che ovviamente è sufficiente un dolo generico, cioè la coscienza e volontà di imbrattare, e con riferimento alle motivazioni ideologiche e politiche non ritengo che non si possa entrare nel merito delle stesse, proprio perché non è un reato che si realizza e che si integra con una manifestazione del pensiero, è un imbrattamento di bene sito nel centro storico. Quindi chiedo la condanna, quindi nessuna efficacia scriminante, al riferimento al tenore della scritta e le motivazioni. La condanna dell'imputato alla pena, secondo la disciplina vigente all'epoca, di 300 euro di multa, 600, riduzione per le geniche 450, riduzione per il rito 300. Signor giudice, il pubblico ministero ha detto bene, ci sono esempi di estremo, di un reato, l'articolo 639 prevede per l'imbrattamento come elemento psicologico la sola presenza del dolo genetico, quindi la consapevolezza di sfruttare un bene valore culturale o artistico, però non si può prendere il fatto che non stiamo parlando di un vandalo, di una persona che ha intenzionalmente preso una bomboletta di spray e ha scritto la frase incriminata sulla statua di Carlo Felice della Piazza. Oggi si sta celebrando il processo a Roma Pione, che è, signor pubblico ministero, di natura squisitamente politica, perché va contestualizzata nel periodo che sono andato a fare. Oggi qua viene processato infatti non l'uomo di stare in posto, che è materialmente legato da scritto, ma si stanno processando anche tutte le decine, centinaia e migliaia di militanti di quel movimento di cui stiamo composto e leader, e che ha come scopo principio, questo deve essere chiaro, la costruzione del metodo democratico di una soggettività statuale sovrana del popolo sardo, in una parola una repubblica nel contesto dell'Europa, di Sardegna. E oltre ovviamente a questo scopo di costruzione giuridica, ha il compito, e se ha assunto il compito, di difendersi in ogni sua forma, sotto ogni suo aspetto, quelle che sono le tradizioni, la storia, la cultura e io aggiungo la dignità di questo popolo, cioè del popolo sardo. Dignità e storia, dico un mistero, che è stata infangata e vilipesa da un signore che dal compianto presidente Cossiga è stato definito sciocco e irresponsabile, che getta fango su nome, tra virgolette, di Guido Gloriosa dei Savoia. Il memore questo signore, quanto pare della stessa guida della sua casata, della Sardegna, che ha permesso ai Savoia di pregiarsi il titolo di monarca, e sputando sul sangue, che la storia l'ha ricordata, di tutti quei sardi che sotto quel casato sono morti, non c'è un comune in Sardegna infatti che non abbia un monumento ai caduti, questo è un altro argomento. Nelle intercettazioni di cui tutti abbiamo contezza, ebbe a definire
del popolo a cui tanto deve per la cacciata. Ladri, capre, puzzoletti come capre ed intenti, riferendosi ai gusti sessuali che qua evito di essere più esplicito, a sollazzarsi con i medesimi animali. E per tutta risposta, un solo a che, di cui adesso io non ricordo neanche il nome, ebbe a confermare che è vero, i sardi sono solo dei figli di puttana. E questo era il tenore delle precedenti. Ora, se andiamo indietro con la memoria di Nissi, io ricordo il senso di indignazione, di sdegno che montò in tutta l'opinione pubblica, nella gente comune e nelle istituzioni che quella gente comune rappresenta. Io adesso non sto a tediarvi con le decine e decine di dichiarazioni dei comuni, piccoli e grossi. Posso citare a titolo d'esempio la dichiarazione fatta dall'intero Consiglio Provinciale degli Stati, il quale mise all'angolo il signore di cui stiamo parlando, invitandolo a non mettere piede nella provincia di Stato. E ricordo le dichiarazioni del sindaco di allora, della città di Cagliari, che dovrebbe essere la persona offesa in questo procedimento. E significativamente non è tenuta su parte civile, né tantomeno mi risulta che abbia mai esercitato in sede civile azione per il risarcimento da danno delle armi. Emilio Floris, il quale disse di rimandare al mittente le scuse che questo signore fece per interposta persona, perché non ebbe neanche il coraggio di fare personalmente, ma le fece fare alla propria consorte, in quanto le affermazioni erano talmente gravi che erano scuse che il perdono era da considerarsi il non concedibile. Queste sono le dichiarazioni del sindaco che rappresenta la comunità che è persona presa in questo procedimento. Quindi io non penso di utilizzare un'espressione ipergolica, giudice, quando in quest'aula affermo che qua non stiamo processando, non stiamo composto, né tantomeno e soltanto militanti di Sardegnazione, ma qua stiamo processando un sentimento di indignazione che ha trasversalmente da destra a sinistra spinto e accusato l'intero popolo sardo.